È la partita dell'arrivederci per il Perticara, visto che Capitan Bartoletti lascia l'Italia per trasferirsi in Australia. In campo c'è da riscattare il tremendo 8-0 subito 7 giorni prima. L'occasione arriva con la seconda della classe Villamarina. In porta è assente Balducci, tre pali si accomoda Gambuti. Dall'altra parte Villamarina è desideroso di confermare la seconda piazza, guidata da Capitan Bianchi e da Lorenzini, nel reparto offensivo. Dirige la gara Cortese della sezione di Bologna. Il match vede subito i padroni di casa sfiorare la marcatura. Di Filippo è bravissimo nella protezione della sfera, l'attaccante di S è perfino a girarsi, ma la palla sfiora il palo alla sinistra di Fabbri. Il Perticara, con addosso una delle più belle divise di casa, si rende pericoloso con questa iniziativa di Valdifiori. Il numero 2 viene a contatto con Tavone, l'arbitro fa segno di proseguire, la difesa di Villamarina rimane ferma, permettendo un cross di Sartini e una sponda di testa di Filippo, con Tani chiuso dinanzi a Fabbri. Al trentesimo la gara si infiamma, Bianchi vede una gomitata rifilata da Guazzalini al compagno Lorenzini, la spinta nei confronti del centrale difensivo di casa e le veementi proteste inducono il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso, Villamarina che dalla mezz'ora giocherà con l'uomo in meno. Finale di tempo con un'azione per parte, Di Filippo c'è che gode la domenica da calcio piazzato senza fortuna, mentre Righini prova ad insidiare dalla distanza Gambuti, ma la sfera è lontana dal bersaglio. A 45esimo in velocità Lorenzini viene chiuso dalla tempestiva uscita di Gambuti, con le squadre che a questo punto vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa ci sono più occasioni da rete, ad iniziare Villamarina, col traversone di Polini che viene sventato sotto misura da Guazzarini. Il Perticara replica con l'affondo di Aspari, traversone al centro, via al Festival del Liscio con conclusione dalla distanza spizzicata sotto misura da Sartini, con Fabbri che si ritrova il pallone tra i guantoni. Intanto dall'altra parte Lorenzini scalda il piede per il gol, pallone fuori di un nulla. Il Perticara non riesce a trovare la via della rete, qui Guerini schiaccia troppo la conclusione, mentre sul versante opposto Farabigoli insidia così la porta difesa da Gambuti. Ma la gara si sblocca al 65esimo. Razzolini mette al centro, il pallone giunge a Righini, il cui tiro viene sporcato in rete dal neoentrato Luzzi. 1-0 per il Villamarina e ospiti che, nonostante l'uomo in meno, passano avanti. Il Perticara cerca di reagire a questo punto. Il neoentrato Morciano consegna la sfera tra i guanti di Fabbri, mentre tra il 36esimo e il 37esimo inizia Lorenzini Show. Il classe 86 manda a vuoto Guazzarini, mette a sedere Gambuti depositando la sfera in fondo alla rete. Per lo 0-2 che a questo punto sa di vittoria, ma soprattutto di liberazione vista la gara, vista la presenza di un uomo in meno in campo. La formazione di Comandini perde fiducia, si disunisce, un giro di lancette dopo a centrocampo perde banalmente palla, permettendo a Lorenzini di involarsi verso la porta avversaria e di freddare per la terza volta, la seconda consecutiva per lui, la porta difesa da Gambuti. 0-3 e titoli di coda messi al match. Finale con Razzolini che cerca il tiro a giro e con Di Filippo che spedisce di poco alto. Il Perticara ha reagito rispetto alla domenica precedente, 80 minuti in partita, di cui 60 con l'uomo in più. Non sono bastati alla band di Comandini per trovare i gol che avrebbe sbloccato una squadra che ha poca confidenza con la rete. Il Villamarina, con l'uomo in meno e con il minimo sforzo, porta a casa l'intera posta in paio. Ma oggi, più che la formazione di Cesenatico, merita la palma di migliore in campo lui, un supporter che urla incoraggiando i ragazzi dal primo all'ultimo minuto, risultando fiero di rappresentare un paese, usando le sue parole, di quattro anime. Il calcio, dopo tutto, è fatto di favole. Chissà che il nuovo anno non permetta anche a Perticara di trovare la strada giusta. Nel frattempo, buone feste a tutti i partecipanti.